Benvenuti in questo primo video della serie Line of the Day, un progetto creato da me per cercare di condividere con voi quello che ritengo sia un metodo intelligente per lo studio delle frasi jazzistiche. In particolare in questo video andremo ad analizzare la frase che avete appena ascoltato, è una frase fantastica di John Coltrane, suonata su un break dello standard Time After Time nell'album Stardust del 58, che è stato poi pubblicato nel 63. Questo video può essere considerato come un video chiave di lettura per l'interpretazione dei video che verranno periodicamente pubblicati settimana dopo settimana, in cui andrò ad analizzare e a studiare le frasi che più mi piacciono della tradizione jazzistica. Il metodo è molto semplice, consiste nell'individuare le cellule che sono indipendenti, trasportarle in tutte le tonalità e studiarle insieme a voi a un BPM basso, cercando sempre di dare allo studio una certa suonabilità, una certa musicalità, facendo tesoro della famosa frase di Joe Lovano che recita: non praticare praticando, ma pratica suonando. Bene ragazzi, la prima cosa da fare è cantare. Qualsiasi cosa facciate, dovete cantare. E cosa dovete cantare in particolare? Dovete cantare bene, benissimo, fare attenzione a cantare le note di tensione dell'accordo, le note che non sono spesso nella nostra testa. E un jazzista si vede proprio lì, quando riesce con disinvoltura, con nonchalance, a cantare anche queste note alterate, in modo tale che quando si va sul proprio strumento, avendole già in testa, è molto più facile renderle musicali. La linea chiaramente va studiata con il pianoforte, che è lo strumento principale per qualsiasi persona si voglia avvicinare a qualsiasi genere musicale. Il pianoforte ci consente di analizzare l'armonia della frase. Io ho scelto due accordi, Fa minore in una battuta, Si bemolle alterato nell'altra, che è la classica cadenza 2-5 per tornare al menu principale, per tornare al primo grado che definisce la tonalità di impianto. Questo Fa minore però poi diventa anche Fa minore settima maggiore, Fa minore sesta, perché la frase gioca su questa estensione dell'accordo, per poi alterare quindi l'accordo di settima, evidenziando la nona diesis, la nona bemolle e la tredicesima bemolle. Bene, dopo averla cantata, scritta se si vuole, e suonata al pianoforte, possiamo prendere il nostro strumento, che può essere il sassofono, o magari non mi va più, però comunque potrebbe essere il sassofono, e andiamo a studiare questa frase cercando di imitare il ritmo che ci suggerisce Coltrane. Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa succede in questa frase. Partiamo con prendere questa cellula. È già un elemento simpatico, possiamo studiarlo in tutte le tonalità, è un approccio alla terza diatonico, che quindi passa dalla quarta, arriva alla seconda e approccia alla terza. E possiamo già praticarlo nel circolo delle quinte. Mm-hmm.
Può essere utilizzato in diversi contesti armonici, però adesso fermiamoci sugli accordi minori, quindi è un approccio alla terza di un accordo minore. Proseguendo. Le note appartengono a una scala maggiore che parte dal quarto grado, quindi è una scala di Mi bemolle maggiore che parte da La bemolle. Siamo sempre su Fa minore. Cosa succede poi? Dove atterra questa frase? Atterra sulla settima maggiore dell'accordo in questione, Fa minore. Quindi atterra sul Mi naturale, che è una nota molto bella e ci può portare in tante direzioni, quindi direi di fermarci proprio su quella nota. Vai sul circolo. Cosa abbiamo dopo? Prenderei questa. Può essere suonata sugli accordi di settima, sugli accordi maggiori, insomma sugli accordi che hanno una triade maggiore, in quanto suoniamo in battere sull'undicesima diesis per risolvere alla terza, che è una terza maggiore. Quindi undicesima diesis, tredicesima e per grado congiunto arriviamo alla terza. Proseguiamo. Vai!
andiamo avanti. Adesso arriva la cellula che ritengo sia la più interessante, che potrebbe essere definita come l'emblema del discorso pentatonico che poi verrà portato avanti da Coltrane negli anni successivi, perché qui stiamo parlando del 58, quindi la fine degli anni 50, abbiamo già questo pensare alle pentatoniche per alterare l'accordo. Le note Re bemolle, Si naturale, La bemolle e Sol bemolle che vengono utilizzate su questo Si bemolle settima possono far parte di due scale pentatoniche, una minore che è quella di La bemolle, quindi andando ad aggiungere il Mi bemolle, con cui dobbiamo fare attenzione perché può cozzare con il Re, che è la terza dell'accordo in questione, e enarmonicamente la scala pentatonica di Mi maggiore, andando quindi a intendere la sostituzione di tritono. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e se volete seguitemi sulle pagine Instagram e Facebook con il nome di Davide Romeo Musician. E per qualsiasi perplessità o dubbio non esitate a commentarmi, sarò lieto di aiutarvi. Non praticate praticando, ma praticate suonando. Ciao fans!